La verità, mi sono mancato più io o il rumore dei muratori? Ciao a tutti amici del canale, eccomi di nuovo qui, è una settimana che manco e come ben sentite oltre a me sono tornati anche i muratori, quindi perfetto. Allora, inizio innanzitutto col chiedervi scusa di questa piccola assenza, appunto della settimana, perché tra un po' di cose che ho dovuto fare e poi oltre al fine quello effettivo, che sarebbe quello di fare la barba col Fadip, dopo circa una settimana di crescita, vedete? Attualmente sto messo così. Ce n'è di barba, né che ce n'è. Quindi, perché ho letto addirittura sotto un video che uno mi fa: che te la fai a fare la barba se non ce l'hai? Io non c'ho la barba. Sai che non stai tanto bene. Mi sa che non stai bene. Guarda, ringrazio Dio che sono educato, o meglio, finché me lo ad esserlo. Quindi, lascia perdere. È un appello che faccio in generale, se dovete scrivere stronzate, tenetevele per voi, perché tanto fate due fatiche, fate. Quindi, semplice, no? Vabbè, chiudiamo sta piccola parentesi. Allora, la sbarbata di oggi si farà con prodotti che avete scelto voi, amici del gruppo, perché avevo fatto i sondaggi. Quindi, mi sono affidato a voi. Ma andiamo a vedere alla fine cosa ha trionfato. Vabbè, il pre-barba l'ho scelto io adesso, proprio così, al volo, perché sinceramente, mi è anche difficile abbinarci qualcosa perché le fragranze non è che si incastrano tanto bene. Però, dato che io lo risciacquo poi, sto problema non è che si presenta più di tanto. Ma che pre-barba uso? Prep, come sapone, ripeto, consigliato da voi sul gruppo tramite sondaggio. Proraso blu, pennello, lo Zenith in cavallo, che vedete ancora come è bello sgocciolante perché l'ho tenuto in ammollo insieme alla ciotola e al sapone. Fino adesso, in acqua calda. Aftershave Figaro Monsieur. L'altro giorno ho comprato questa qua. Una bella ciotolona. Vedete, bella fonda, bella larga. C'è scritto cereali, ma chi se ne frega. E per concludere in bellezza, come rasoio e come lama, il Fadip. Le Wilkinson nere, quelle che vengono fornite insieme al Wilkinson Classic. Ma cominciamo con la nostra rasatura. Ammetto che sta dura sta ferma una settimana, perché insomma uno poi prende l'abitudine, no? Registri il giorno, stai un giorno fermo, registri quello dopo, ma tutta una settimana così è stata triste, eh? Però ho voluto provare perché almeno aggiungiamo anche questa, tra virgolette, esperienza che magari potrebbe far comodo a qualcuno. Che insomma, una barba di più di una settimana fa la rasoio di sicurezza, c'è da divertirsi. Cominciamo a mettere il pre-barba, viso inumidito, come è giusto che sia. Tocca massaggiarlo bene però, eh. Ma dove fa effetto? Se avete una barba abbastanza presente, abbondate, perché almeno l'effetto lo fa. Se ne mettete in velo, non credo lavori bene. Stamattina per la prima volta ho provato a mettere, come vi ho detto prima, il sapone in ammollo nell'acqua calda insieme al pennello e il tubetto è ancora bello caldo. Ricordo, proraso blu, infatti vedete, seppur ammorbidita. Vi faccio vedere quanto ne metto. Molto molto morbida e pare che esce pure più fragranza. Mica male, la quantità che ho messo dentro è questa. Prendiamo il nostro pennellone, diamo un'altra strizzatina, ma non troppo, e cominciamo a montare. Prima volta che uso questa ciotola, premetto, perché l'ho comprata l'altro giorno. Emana proprio calore, emana. Mi piace perché ha i bordi molto alti, quindi è difficilissimo che la fai uscire fuori per sbaglio. Già comincio a montare.
Ripeto, coccio e resina suonano perché, vabbè, ci sta. Una cosa che mi piace di questa ciotola è che c'ha il fondo abbastanza largo, vedete? Non è che va a stringere più di tanto. Infatti, diciamo, l'ho presa come ciotola definitiva. Chiaramente la ciotola è grossa, per riempirla ce ne vuole. Pennello comunque è pieno. Vado ad aggiungere un pochino d'acqua. Eccola qui. Goccine e continuiamo a impastare cemento. No, ma che cemento? Già è bella morbida, bella lucida, mi sta a piacere. Questo è quello che è uscito fuori, non è uscita tantissima, ma ripeto, è grossa la ciotola, cioè non è tanto piccola. Quindi il pre-barba sembrerebbe aver fatto effetto. Basta montare, mi sciacquo il viso e cominciamo. Voi direte, ma perché lo sciacqui? Ma non perde d'efficacia? Allora, secondo me no, perché l'effetto sulla pelle rimane. Se ne va solo un po' di odore e a me sta cosa mi piace sinceramente quando ci devo abbinare una crema che non c'ha niente a che vedere col pre. Quindi, pennello stracarico, anzi fammelo svuotare un pochino, io lo svuoto così, passandolo sul bordo, perché sennò mi vado tutto addosso. Oggi voglio provare a fare un'altra cosa poi, voglio provare a girarlo un po' sto pennello per vedere. Non mi si è mai intrecciato per ora, però ripeto, l'ho sempre usato a spennellare. Oggi proviamo a girare e vediamo che succede. Una cosa è sicura, è morbido. Morbido, morbido, morbido. E poi comunque se si dovesse intrecciare, come si fa effettivamente col cavallo, o pettiniamo. È una bella sensazione dopo una settimana mettersi un po' di schiuma in viso. Mo stiamo al completo, mo pure questo sopra ha cominciato a suonare. Mo proprio il top. Ok. Una bella insaponata l'ho fatta. Mi devo levare questa qua che mi sta in trabocca perché sennò manco riesco a parlare. E nel mentre la faccio agì qualche secondo in modo che magari ammorbidisce anche un po' il pelo. Come avevo fatto vedere prima, il rasoio, il Fatip, con le Wilkinson, quelle nere, ovvero quelle che io detesto. Mi aspetta un bel compitino. Che dite, cominciamo? Ma io direi di sì, va. Allora, lama messa a sto giro abbastanza dritta. C'è di perdere tempo, bevi dal problema della simmetria, che comunque un minimo c'è sempre. Purtroppo sta serie di Fatip c'ha sto problemino. Però, con un po' d'accortezza si usa tranquillamente. Cominciamo. Guardate la barba qua. I peli tranciati di netto. Taglia? No! Per finta! Per finta proprio! Raga, questo non è rasoio, questo è intosa erba, questo è intosa erba, guarda come taglia. Vedete i peli, spero, sì. Ci stanno più, eh. Fa paura sto rasoio. E poi ho preso un'altra decisione, volete sapere quale? Questa. Che dice, stanno i peli? C'è sta un tappeto, ci sta. Perché sto a tagliare il pizzetto? Così, tanto per cambiare un po'. Tanto poi se lo faccio ricresce, quindi. I baffi non si toccano. Se state ascoltando attentamente il rumore dei muratori, sembra che c'hanno una moto da cross. Beh, comunque poi il grosso lo levamo con la seconda passata.
Guardate qua, vedi? Allora, io direi che come prima passata ci sta. Mo' mi sciacquo però perché almeno levo i peli quelli che sono rimasti sul viso, che ha tagliato, e famo la seconda insaponata con la seconda passata. La pelle è morbida, poco da dire. Vabbè, allora, continuiamo a mantecare la nostra schiuma. Vedete, non si è smontata per niente. Passiamo. Vedete che giro comunque, ma sono delicato. Che poi all'inizio non sembrava molta la schiuma prodotta, ma in realtà ancora ce ne sta un bel po'. E come vedete il pennello è ancora tutto carico. Direi che ci sta. Fa una seconda passata. La faccio sempre però verso de pelo, non me la devo obbligo, tanto meno contro pelo. Pelle morbida, 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 non me so sgarato. Certo, qualche rifinitura è da fa, quindi procediamo. Specie in queste zone sotto il mento. Ok, qua a posto. Diamo una addrizzata alla basetta. Ok, allora, io direi col tagliare basta, perché sono più che soddisfatto. La crema che è rimasta qua, sia dentro al pennello che dentro alla ciotola, la massaggiamo. Allora, innanzitutto, sì, sembra che sto fa' una pigionata, però mi piace farlo. Non sento bruciori. Comunque la pelle si era riposata abbastanza, eh. Quindi. In effetti non è male massaggiarsi la gamba, no? Allora, in contropelo qualcosina c'è. Ma non ho fatto nemmeno l'obliquo, quindi ci sta. Vabbè. Io adesso la lascio un minutino scarso in video, in modo che comunque continui a fare il suo lavoro sulla pelle. Sciacquo l'attrezzatura e andiamo di aftershave. Ok, mi sono sciacquato, ho sciacquato il pennello e noto con piacere
non si è intrecciato, anzi, come al solito si è comportato molto bene. E quando dico molto, è molto. Vedete? Non è intrecciato, i peli sono belli divisi. Mo' odora di colorato blu, il che non mi dispiace. Mi fa strano vedermi senza vizzetto. Sta bolla qua già ce l'avevo da prima. Ce l'avevo da prima perché l'altro giorno avevo dato una rifinita al pizzetto con sciavette, quindi il FADIP è innocente. Soffermiamoci un attimino proprio sul rasoio alla lama. Il FADIP non si è smentito e effettivamente ha tagliato molto, non so irritato assolutamente. Il pettine molto probabilmente è studiato proprio per questo, ovvero barba un po' più lunga in modo che si incanala dentro alla sua testa. E taglia nel migliore dei modi, pelle liscissima, certo. Dopo una settimana di riposo ci sta, però devo ammettere che anche le Wilkinson schifo non hanno fatto. Sì, non è che taglia tanto, perché comunque se sento qualcosina lasciato, però c'è da dire che ha dovuto combattere con una barbetta abbastanza presente. Quindi oggi non le boccio. Vedessi la sincerità, pensavo peggio. Ho detto, mo come minimo mi toccherà andare pronto soccorso del qua della invece. Allora, il buff è rimasto. Ecco lo spruzzino comprato dai cinesi. Il prezzo ho levato, ma erano circa 30 centesimi. Ammetto che usare lo splash, cioè metteselo in mano e schiaffeggiarselo in faccia, c'ha più stile, diciamo, è più bello. Però questo è più comodo. Andiamo a sentire se pizzica. Mi raccomando, chiudete gli occhi e la bocca, perché sennò non è tanto simpatico. Che poi, a differenza della pompetta, ne esce molto di più così. E se comunque volete, potete pure massaggiarlo un po'. Non ve lo vieta nessuno, anzi. Allora, non brucia. Infatti ne metto un altro po'. A me pure la fragranza di questo mi piace. È simile al Floyd, ma sento che vira un po' sul mentolato agrumato. Poi ripeto, quello è il naso mio, eh. E non è che ci azzecca spesso. Quindi, oh, a me sta sbarbata mi è piaciuta. Non mi sono ucciso, ripeto, le lame hanno tagliato e rasoio non mi delude mai, lavora sopra pure, fa sempre il suo lavoro. Che vi posso dire, raga? Il pennello, come avete visto, anche rodeandolo, non si è intrecciato, quindi sono contento perché comunque quando rodei è un'altra cosa, massaggi molto meglio il viso. Sono particolarmente contento che ho visto che comunque quando postai il sondaggio, anzi più sondaggi perché vi ho fatto scegliere il pennello e il sapone e l'aftershave, visto che avete partecipato in tanti, e sta cosa mi rende felice perché vuol dire che comunque vi interessa la cosa. Ho visto che siamo arrivati a 184 iscritti, abbiamo passato anche le 15.000 visualizzazioni e sta cosa mi garba assai. Quindi spero che la sbarbata vi sia piaciuta. Comunque da oggi riprenderò normalmente a fare video, ne porto più o meno 3 a settimana come potete vedere. Quindi regà, mi raccomando, continuate a seguirmi. Chi non si è iscritto lo faccia, lasciate like e entrate nel gruppo sotto in descrizione. Ci becchiamo nel prossimo video. Ciao!